Per UFC contro oltre 4, la strada dello scudetto in Serie A passa anche da queste bellissime partite. Siamo pronti? Partiamo! Le formazioni partendo dalla capolista, l'oltre 4, con Porta si importa, poi Matteo Melis, Tuveri, Carta, Giovanni Luca Melis, Manuel Melis, Giulio Meda, Giuseppe Meda, Pibiri e Giovanni Melis. Dalla parte opposta abbiamo Vargiu, De Micco, Trudu, Frau, Estrada, Deiana, Franco, Giacomini e Pasci. Si può iniziare per UFC maglia bianca contro oltre 4 in maglia violetta. L'oltre 4 è in testa alla classifica, ma la pressione addosso di Defensor 78 e Black Monkey, e nonché quella anche del Perù FC, che va detto ha una parità in meno, e se dovesse vincere questa sera e poi nel recupero contro il Simius Team si proporrebbe in maniera importante nella lotta allo scudetto in Serie A. Maurizio Trudu che cerca la fondo centralmente, c'è libero Deiana sulla corsia sinistra, servito Deiana, prova la conclusione alta, ma è il primo vero pericolo questo verso una delle due porte, si registra esattamente al minuto numero 6. E intanto il gol! Il gol segnato dall'oltre 4 nel vantaggio con Matteo Melis, diagonale dalla destra, bella anche l'esultanza con Carta, passa in vantaggio l'oltre 4 quando siamo nel settimo minuto della prima frazione. 1-0 per la squadra con la maglia viola, ha segnato Matteo Melis. Ora punizione a favore del Perù. Nella destra se ne incaricherà col mancino Davide Franco. Va lui, la conclusione deviata, calcio d'angolo. La palla è per Trudu che salta l'avversario, entra in area Maurizio Trudu, l'assist di Frau, e Trudu con la maglia numero 7 è entrato in area dalla sinistra, forse troppo spazio lasciato per il talento del Perù, che davanti a porta, se non ha sbagliato, insaccando nell'angolo destro. 1-1 quando siamo giunti esattamente nel minuto numero 11 della prima frazione. Sono passati 4 minuti dal gol del vantaggio dell'oltre 4, il Perù ha reagito. Adesso Alessio Carta che sfonda la conclusione ed è qui, bravo! Giacomini, era ottima la conclusione col destro di Carta e poi la conclusione di Giovanni Luca Melis. Attenzione al corner, Pibiri! Grandissimo intervento di Giacomini! Contro la battuta Giuseppe Meda tra i migliori fin qui nell'oltre 4. Bene anche Pibiri che riceve in questo momento. Poi la conclusione! Operata da Manuel Melis con palla che termina alta, non di molto. Adesso Carta, leggermente defilato sulla sinistra. Ancora il numero 2. Salta di netto Frau, salta di netto anche Strada. La conclusione, palla non di molto sul fondo. Quella di Alessio Carta. Adesso attenzione a Giovanni Luca Melis che accelera, già al limite Giovanni Luca Melis, sempre lui, ci mette la firma col sinistro alla sinistra dell'estremo difensore avversario Giacomini, il 2-1 degli oltre 4 quando siamo nel 21esimo del secondo tempo, del primo tempo, pardon, il 2-1 della squadra in maglia viola, ha segnato Giovanni Luca Melis. Pronto Maurizio Trudu, arriva il fischio da parte del direttore di gara, va il numero 7, va col mancino Maurizio Trudu, Pibiri bucato sul, anzi Portas, chiedo scusa, Portas bucato sul suo palo, ma qui la colpa non la possiamo dare all'estremo difensore degli oltre 4 perché la barriera si è aperta, e allora arriva il 2-2 proprio allo scadere della prima frazione, perché arriva il duplice fischio da parte del direttore di gara, quindi al termine del primo tempo un 2-2 abbastanza giusto. Secondo tempo che inizia in questo momento, al termine del primo tempo il risultato è stato di 2-2, vantaggio degli oltre 4 al settimo con Matteo Melis, pareggio all'undicesimo con Maurizio Trudu, nuovo vantaggio degli oltre 4 al ventunesimo con Giovanni Luca Melis e allo scadere il pareggio ancora di Maurizio Trudu. Ancora il numero 2. Ci prova lui da fuori, attenzione a Giacomini che non la trattiene. Pericolo portato da Alessio Carta al terzo minuto di gioco, adesso ancora oltre 4 con la conclusione alta non di molto da parte di Matteo Melis dalla destra. Attenzione a Pasci, la conclusione deviata Alessio Pasci, il Perù FC7 è in vantaggio
alla prima manovra offensiva del secondo tempo. I biancorossi ribaltano il punteggio. Perù FC 7 3 oltre 4 2 al quarto del secondo tempo. Attenzione dall'altra parte con il palo di Giovanni Melis, incredibile! Quindi Giovanni Melis sulla destra, alza la sfera, splendida! Va giù poi in area Matteo Melis. Sembra essersi fatto male però Matteo Melis, che si sta rialzando. Giovanni Luca Melis da fuori! Adesso Maurizio! Trudu 4-2 dal limite in posizione centrale nell'angolo alla sinistra di Giorgio Portas, che è rimasto sorpreso perché la conclusione era sul suo palo. Arriva il clamoroso gol del 4-2 per il Perù FC 7. Pallone di Giovanni Luca Melis, la mina! Giovanni Luca Melis accorcia le distanze, l'oltre 4 in maniera improvvisa. Qui non ha visto evidentemente partire il pallone Giacomini, la palla si è insaccata nell'angolo destro, 4-3. Poi carta da fuori, la palla non passa lontana dal palo sinistro. Giovanni Luca Melis ha spazio, potrebbe andare a conclusione, deviata Giacomini. Alessandro De Mico intelligentissimo col tacco, rischia anche di subire fallo dall'irruenza dell'avversario, quindi Mirko De Iona. Che cosa ha tolto? Che cosa ha tolto Giorgio Porta? Sparata mostruosa. Attenzione adesso il numero di Trudu dentro per Davide Franco sugli sviluppi del calcio d'angolo. Arriva il gol del 5-3 del Perù FC 7. Siamo ormai, o quantomeno dovremmo essere, nel 50° minuto. Arriva però in questo momento il triplice fischio. 5-3 per il Perù FC 7 al termine di una partita estremamente rude. Perù FC 7 che riapre a questo punto tutti i discorsi per lo scudetto in Serie A. Perù FC 7 contro oltre 4, ribadisco, è finita 5-3 per il Perù FC 7. Sono in compagnia di Mirko De Iena e di Armando Tuveri, che nel secondo tempo insomma sono quasi venuti a un gesto poco signorile. Ora insomma un gesto chiarificatorio carino anche davanti alle telecamere di Zona Gol 3-2, anche perché ricordiamoci che i tornei A-League vengono fatti per il gusto di divertirsi. Grandi complimenti a entrambi e iniziamo con Armando Tuveri. Allora Armando, arriva la prima sconfitta dopo un'imbattibilità infinita, forse vi ha portato anche un po' sfiga a Zona Gol. Adesso, a parte gli scherzi, cos'è che non ha funzionato realmente oggi? Eravamo un po' troppo nervosi, ma ci riprenderemo la prossima partita. Insomma, comunque il campionato ha detto che, non voglio portare sfortuna, però siete i candidati numeri uno anche in questo momento per la vincita dello scudetto, anche perché insomma riuscire a battere il difensore Stato Toto e non perdere contro i campioni in carica dalla Black Monkey non è una cosa così semplice. Lo so, ci riprenderemo, dai. Dalla prossima partita reagiremo a questa sconfitta, dopo questa sconfitta. Perfetto, grazie ad Armando, in bocca al lupo per il giro di ritorno, grazie per essere rimasto con noi. Andiamo adesso con Mirko. Allora Mirko, una vittoria importantissima perché vi rimette in carreggiata per il titolo e giovedì c'è la sfida contro il Simius che vi può portare a meno uno dal primo posto. Sì, sì, molto contenti per questa vittoria, anche perché loro sono primi in classifica. La vedevamo un po' grigia oggi, anche perché diciamo che senza portiere, cioè già era una partita tosta, poi senza il portiere pensavamo, invece è andata bene, diciamo, molto bene, meglio delle aspettative. A prescindere dal portiere, anzi questa domanda te la faccio soprattutto riguardo al portiere, è vero che Giacomini non è stato precisissimo in occasione del penultimo gol, o l'ultimo, adesso non ricordo esattamente, però va detto esatto che sul risultato di 4-3 vi ha salvato almeno due volte. Sì, sì, pur non essendo un portiere, diciamo che probabilmente anche lui ha contribuito in grande misura a questa vittoria, ha fatto delle belle parate, anche da portiere, probabilmente. Cioè. Perfetto, allora grazie a Mirko, in bocca al lupo anche a lui e alla sua squadra per il girone di ritorno, grazie. Alessio Pasci, voto 8, difensore di qualità, esce bene palla al piede, ma intelligentemente non lo fa troppo spesso, contrasta bene l'avversario, ottimo anche sugli stacchi aerei, va bene. Giuseppe Medda, voto 8, quanta corsa sulla corsia destra, non offre grande quantità, ma qualità
Rossi. Le sue progressioni sono una spina nel fianco per i biancorossi. Agopuntura. Mirko Deiana, voto 10. Bravissimo a non reagire quando viene provocato. Talento vero. Mette sempre il classico pepe al gluteo alla difesa avversaria. Sfuggente.